Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anche io vi farò una sola domanda. Se mi risponderete, io anche vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? E si discutevano fra loro, dicendo: se diciamo dal cielo, ci risponderà perché non gli avete creduto. Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Non lo sappiamo. E tu lo sai? Tu lo sai? Tu sai se quello che ti accade, quello che accade nella tua vita è il battesimo di Giovanni, cioè è una chiamata a conversione seria? Se la tua storia è questa piscina colma dell'acqua nella quale la Chiesa, cioè Giovanni Battista, ti invita ad entrare per convertirti, cioè bagnarti di conversione, immergerti nella conversione. Se la storia è questo abbraccio di Dio che ti dice: non aver paura di riconoscere chi sei, non aver paura di riconoscere che sei un peccatore, che sei un mormoratore, che sei un giudicatore, non aver paura di riconoscere che non puoi amare, non puoi perdonare, non aver paura di riconoscerlo, viene da Dio? La tua vita viene da Dio? La tua storia viene da Dio? La Chiesa ci predica il Vangelo innanzitutto per collocarci, per situarci. L'avvento è innanzitutto questa luce potente, questo tempo che ci è dato per convertirci, cioè per preparare l'avvento del Signore, la venuta di Cristo. Ma questo significa molto concretamente, fratelli carissimi, innanzitutto riconoscere la nostra realtà. Per questo il battesimo di Giovanni viene da Dio o no? Cioè le sue parole, le parole con le quali Giovanni, cioè la Chiesa, ci illumina sulla nostra realtà, ci illumina sulla nostra storia, vengono da Dio o non vengono da Dio? Sono menzogne della Chiesa, sono tonterie della Chiesa, sono elucubrazioni della Chiesa, sono robe da preti, sono sentimentalismi. E poi la storia, proprio la storia concreta e reale, viene da Dio o no? O stai mormorando? O stai rifiutando, stai lottando, stiamo lottando con tutti gli eventi che anche, diciamo, compiono per noi il ministero, per così dire, di Giovanni Battista. Quella malattia, quel problema, ciò che ti sta umiliando e ciò che, cioè, ti sta dicendo che tu non sei Dio, quello che ti sta dicendo la verità su te stesso. Forse tuo padre e tua madre insopportabili, tuo padre e tua madre che ti impediscono di fare quello che tu vuoi. La tentazione, spesso è la stessa tentazione. Togli la tentazione e nessuno si salvi, diceva Sant'Antonio del deserto, il padre del deserto, appunto. Stai accettando, abbassando cioè la testa nelle umiliazioni, stai accettando che la storia ti umili veramente. O no, questo a me non deve capitare, questa situazione, ma per favore, perché mio marito si deve comportare così? A me no, ma figurati, io prego, io sono, vado nella comunità, io frequento il gruppo di preghiera, io non so che, io non sono così male. Ah sì. Ebbene, fratelli, dietro a questa parola di oggi, che la Chiesa ci dà in questo lunedì, c'è la figura di Giobbe, perché l'esito del dialogo con cui Gesù risponde, come spessissimo accade,
Gesù risponde con altre domande, alle domande capziose, alle domande maliziose dei suoi antagonisti, e li colloca, li mette lì, in un angolo, lì, come dire, inchioda, come quando metti un chiodino nelle farfalle, no? Cioè, le inchioda nella realtà, nella verità. Allora, Giobbe, dopo aver contestato e citato in giudizio, tutti i termini del libro di Giobbe sono termini giuridici, Dio, dove nessun catechista, se vogliamo nessun prete, nessun amico riesce a convincere Giobbe, e probabilmente anche perché erano moralisti, infatti erano moralisti, erano religiosi naturali, applicavano alle questioni spirituali delle leggi umane e carnali che non funzionano, che non si attagliano, no? Tant'è vero che all'apparire Dio la prima cosa che fa rimprovera e caccia i presunti amici di Giobbe, ma poi si trova da solo, faccia a faccia con Giobbe, come si trovano questi antagonisti con Gesù che sta insegnando nel Tempio. Allora l'esito è il silenzio. Giobbe deve riconoscere di non avere parole, deve riconoscere che lui non c'era quando Dio stava creando l'universo. E anche con molta ironia, no? Dice, ma scusa un attimo, io non mi ricordo, ma eri accanto a me tu, Giobbino caro? No, dico, quando all'inizio dei tempi, quando ancora non esisteva nulla, tu esistevi, no? Quindi eri a fianco a me, mi davi le misure, mi passavi, che ne so io, il martello, mi passavi i chiodi, la spatola, che... Non mi ricordo. Ah no, tu eri l'architetto. Ah, tu hai fatto tutto il progetto. Non c'eri, no? Un pochino è lo stesso. Funziona così con il Vangelo di oggi. Funziona così in questa settimana e in questo avvento. Perché il primo passo serio della conversione è dire: non ci ho capito niente. Mi sono ribellato, non ho accettato niente. Non ho accettato il battesimo di Giovanni, non ho accettato fino adesso la predicazione perché mi scomodava. Non accettavo, io non ho ascoltato te nel tempio della mia vita che insegnavi. No, Signore, io ho accettato un altro insegnamento. Io sono figlio dell'insegnamento del demonio, della sua menzogna, delle sue fandonie. È lui che mi ha interpretato la storia e mi ha impedito di accettare la chiamata a conversione che sino ad oggi è arrivata. Ma ciò che mi rallegrava, per esempio, ieri tantissimo, è che c'è una persona che ha pazienza con me, e questa persona è Dio, l'unico che veramente ha pazienza con te e con me. Come un agricoltore sa che abbiamo bisogno di quell'acqua, sa che abbiamo bisogno di quella umiliazione, sa che ci ribelliamo, sa che cadiamo, sa che continuiamo a fare macelli, così con tuo figlio, così con ogni altra persona. Ha pazienza, e questo è l'amore infinito di Dio. Ma oggi arriva questa parola e dice: allora accetti di non sapere, accetti di non avere parole, rimani muto. Bene, quel battesimo viene da Dio. Senza il battesimo di conversione non c'è la possibilità per te di dare autorità a Dio. Non gli puoi dare autorità, non puoi dare autorità a Cristo di compiere nella tua vita la volontà del Padre. Per questo Gesù è venuto, dice, eccomi, sono qui, un corpo mi hai dato, cioè l'incarnazione, il Natale, per compiere la tua volontà. Sacrificio d'olocausto non vuoi, cioè tutto quello che l'uomo ha fatto non è stato sufficiente, era impossibile. Bene, lo accetti? Accetti in primis di non capire, secondo, che non puoi fare nulla? Lo accetti? Accetti il battesimo, ti converti? Accetti che per colpa tua, tuo figlio, tua moglie, accetti i tuoi peccati? Accetti che... accetti le conseguenze, accetti che Gesù non ti risponda, perché tu non sai, accetti che lui stia in silenzio, forse un anno, forse due, che sia stato in silenzio fino ad oggi, accettalo, entra lì in quella conversione, entra in quel battesimo, allora sì che potrai dare autorità, cioè consegnerai chiavi in mano la tua vita, la tua casa, la tua famiglia a Cristo. Ma questo è Natale, questo è andare alla grotta di Betlemme e dice: vieni, Maranatha, vieni nella mia vita. Allora Gesù sì che si farà una sola carne con la tua carne, entrerà in quello sozzo, in quello schifo che sei tu, per trasformarlo in qualcosa di meraviglioso. Tu gli darai l'autorità, cioè gli consegnerai la tua vita. La parola autorità significa
è legato, no, a far crescere, cioè, ciò che fa crescere, ciò che è legato all'educazione, è legato all'insegnamento, all'educazione, e educare significa tirar fuori, cioè ciò che ti libera. Gesù purifica il Tempio e ha un'autorità, proprio perché lo purifica, proprio perché purifica il Tempio da tutte le menzogne, cioè la tua vita, la mia vita. Questo lo compie nella Chiesa attraverso la predicazione di Giovanni e attraverso i sacramenti che compiono la purificazione. Allora ti converti, allora consegnerai a poco l'autorità completa e totale della tua vita, della tua sessualità, dei tuoi desideri, delle tue scelte, del tuo lavoro, della tua famiglia, del tuo studio, del tuo fidanzamento. La tua vita la consegni a Cristo, perché Cristo possa fare della tua vita una meraviglia, ti possa fare di te un figlio di Dio. Allora, il passaggio, la preparazione, l'avvento, che questo è legato a tutti i fidanzamenti, per esempio, al tempo dello studio, è come un avvento, no? Il fidanzamento è come un avvento, lo studio è come un avvento. E che cos'è? Il fidanzamento serve soprattutto per capire che io non sarò in grado, che lei non sarà in grado, che lui non sarà in grado, che se non ci appoggiamo a Cristo, se non ci convertiamo, cioè è un tempo di conversione dove sperimentare la propria debolezza, di non avere neanche parole per rispondere, di non sapere come fare il padre, come fare la madre, come fare il marito. Questo è soprattutto il fidanzamento, tutto il contrario di quello che dice il mondo. Bisogna fondare sui propri desideri comuni, sugli interessi, no, tutte stupidaggini. Arrivare azzerati. Per poter consegnare all'autorità di Cristo la propria vita. Quando un ragazzo e una ragazza consegnano la propria vita a Cristo, possono sposarsi. Possono dire: allora, ti vuoi sposare con me? Ho consegnato la mia vita a Cristo, consegno la tua vita, consegno il nostro fidanzamento, il nostro matrimonio, consegno così al seminario, un tempo per sperimentare, discernere questo. Se io veramente mi lascio umiliare, perché poi nella parrocchia, poi nella missione, nel matrimonio. Quante umiliazioni, e così lo studio per lavorare, una preparazione, guarda che tante cose tu non le sai, hai bisogno umilmente di metterti ad ascoltare, cioè accettare che qualcuno ha qualcosa da insegnarti, e questo è il cuore dello studio, non diventare chissà chi, non, no, no, è questa l'avvento, che c'è qualcuno che può avere autorità nella tua vita, qualcuno che può mettere in discussione le tue certezze, qualcuno che può di purificare la tua vita, cioè qualcuno che può distruggere i tuoi idoli, qualcuno che può accompagnarti nelle acque del secondo autentico battesimo, per così dire, quello che ti rigenera nel seno benedetto della Chiesa. Allora, il primo battesimo è quello che fa verità su di me e che io sono chiamato ad accettare. Allora lì, nel mio nulla, nella mia povertà, nella mia debolezza, nel mio silenzio, nel mio non sapere, arriva Cristo che insegna. E questo è sempre il cammino di fede, un catecumenato, cioè un'iniziazione cristiana, Cristo che insegna nel tempio, nella comunità, per portarmi alle acque del battesimo ogni giorno, per trasformare, trasfigurare la mia vita, e nella sua incarnazione, nel suo essere una sola carne con me. Buona giornata, buona settimana di conversione. San Cirillo di Gerusalemme, nella seconda lettura dell'ufficio delle letture del ciclo biennale, dice una cosa bellissima: la conversione coincide con l'incarnazione. Eccola qua. E colpiva tantissimo, fratelli, come le domande, la domanda superficiale e cattiva di questi farisei, di questi anziani, trova nella domanda di Gesù uno svelamento, no? Uno smascheramento di che cosa? Della loro superficialità. Il problema non è sapere la verità, il problema non è sapere nulla, il problema è difendersi. Se diciamo così, ci faranno così, se facciamo così, e questa è la nostra vita, l'uomo vecchio, l'uomo della carne. Sempre San Cirillo dice, nella lettura dice, l'uomo, il primo Adamo, schiavo del peccato, sporco, ferito, schiavo, è salvato in Cristo. Ecco, questa è l'incarnazione, questa è la conversione, accettare di non sapere nulla, accettare che ci muoviamo per carne, accettare che ci muoviamo senza dare nessun peso, importanza alla verità, ma soltanto a salvare la pelle, soltanto a ingrassare il nostro cuore e la nostra carne. Bene, questo uomo scompare, per questo Cristo è diventato piccolo, per scandalizzarci. Chi di noi darebbe autorità a un bambino, cioè a chi in quella società non aveva autorità, chi per farsi un'operazione andrebbe da un ciarlatano, da uno che tutti pensano che sia un ciarlatano, che non sia nessuno, nessuno, vero? Tutti cerchiamo i migliori, tutti cerchiamo, certamente,
autorità anche nelle elezioni a quelli onesti, a quelli. Beh, Gesù è morto come un disonesto, come un ciarlatano, come l'ultimo, è nato come un bambino. Cioè, chi non ha diritto? Ecco, quella è l'immagine di ciò che nella nostra vita non ha diritto di esistere. Nostra moglie così com'è, nostro marito così com'è, quella malattia, quel problema, quella sofferenza, noi non daremo autorità a tutto questo. E invece lì dentro c'è Cristo, in quella storia c'è Cristo perché viene dal cielo. Allora convertiti, accetta di non sapere, accetta che tu pensi di dare autorità a chi dovrebbe averla e non ha diritto di averne, perché non ti salverà mai. La sapienza umana, la sapienza della carne, la concupiscenza, dalla a Cristo che si nasconde come un piccolo bambino nella capanna, nella grotta, nelle cose più povere, in ciò che ti umilia, in ciò che ti rende piccolo, in ciò che ti converte veramente. L'incarnazione, Dio nella tua vita, Dio nella tua storia, il cielo che scende perché tu possa andare al cielo attraverso ciò che costituisce oggi la tua vita. Per questo sì, buona settimana, buon avvento.